Siete amanti della buona birra e non riuscite a rinunciare ad una serata al pub tra amici? Da Londra arriva la soluzione. Addio alle seccanti code al bancone che rovinano il sacro rito della pinta in compagnia. Nel Regno Unito nasce Pay and Pump, il servizio di spillatura self-service che eviterà ai clienti inglesi e non lunghe snervanti code. Ma prima, sigla! Il servizio è stato creato da Barclaycard per ovviare al problema delle code, specialmente nel periodo natalizio. Pay and Pump permette finalmente ai clienti di pagare in completa autonomia con la propria carta di credito. Tutto ciò grazie ad un'innovativa spillatrice touchscreen ed una spina contactless. Il servizio, rivolto esclusivamente ai maggiorenni, permette di acquistare la propria birra in tre semplici passaggi in 60 secondi: ordinare, pagare e spillare. Secondo una ricerca condotta dalla stessa Barclaycard, l'attesa media a bancone è di 12 minuti, ma i numeri salgono fino a 35 minuti a persona nelle sere festive. Secondo una ricerca del The Guardian, un cliente su 4 ammette di voler abbandonare un acquisto e il 20% cambia addirittura locale. Tim Hargreaves, direttore commerciale della Barclaycard, riguardo a Pay and Pump, ha dichiarato: "Quando le persone ci hanno detto che l'attesa è una delle più grandi seccature, abbiamo deciso di risolvere questo problema comune con una soluzione molto molto semplice. Il prototipo di Pay and Pump è stato già installato in uno dei pub del centro di Londra, Larry's Cafe Bar. Ma Barclaycard non ha intenzione di fermarsi assolutamente qui. L'obiettivo dell'azienda è quello di diffondere Pay and Pump non solo nei pub, ma anche nei festival e nei concerti. Non resta quindi che sperare per voi che il servizio arrivi anche in Italia. Per il momento non ti resta che volare a Londra e sentirti come un vero bartender con tre semplici mosse. E pagare ovviamente. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, mi raccomando, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare il tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!